ricostruzione del ponte. Ma non è la ricostruzione, purtroppo, secondo me non è la ricostruzione del ponte, se no avrebbero scelto la scelta più pragmatica, cioè cominciare i lavori, determinare un commissario che è sempre stato nelle altre grandi tragedie, pensando al terremoto, pensando all'emergenza dei rifiuti, è sempre stato il presidente della regione. In questo caso invece non si vuole dare, perché probabilmente l'errore di Toti, se errore si può dire, è stato coinvolgere le autostrade, e quindi dirà no, tu sei filo a autostrade. In realtà io penso fosse più filo risolvere i problemi, sia stata la colpa per cui il Movimento 5 Stelle, tornando al metodo 5 Stelle, ah beh, non sei con noi, sei contro di noi, e allora ti escludiamo. Questo penso sia paradossale, non affrontare il problema in quanto tale come risoluzione, ma anche qui sfruttarlo dal punto di vista mediatico. Io penso non sia niente di peggio che sfruttare una tragedia, non sono i primi e purtroppo forse non saranno gli ultimi, ma allora non bisogna scendere a compromessi con queste situazioni. Sfruttare le tragedie pro elettoralmente è qualcosa di, penso, veramente molto brutto. Anche qui dal Movimento 5 Stelle si è passati dal criticare chiunque andasse in televisione e men che meno da Vespa, all'andare lì col modellino e fare delle gran belle foto insieme a Vespa. Si è passati da essere pragmatici, perché penso che la cosa più importante sia risolvere le situazioni, al dire, ma veramente lo ascoltavo stamattina dal vivo, nel senso della registrazione, mi è sembrato veramente assurdo, al un ponte dove ballare e vivere. Cioè, allora, io penso che i problemi e le tragedie non siano mai da strumentalizzare, ma da cercare di, come dire, risolvere il problema.